Allora, buonasera a tutti gli amici del gruppo Sportivo Italiano. Ci troviamo qui nella palestra del liceo scientifico G.B. Grassi di Latina in compagnia con il maestro Donato Massimo Tartaglione dell'associazione Nippon Club di Latina. Ciao Massimo. Ciao. Allora, cosa siamo venuti a fare qui questa sera? Raccontaci. Allora, questo è un appuntamento che abbiamo fissato periodicamente, quindi circa ogni 4 mesi nei cambi di stagione, e riuniamo tutti i nostri studenti di arti marziali alla pratica dello shiatsu. Lo shiatsu è un massaggio terapeutico che è stato studiato, è stato codificato da un maestro giapponese, Namigoshi, e noi insegniamo ai ragazzi il metodo corretto, il metodo opportuno per poter fare questo tipo di massaggio terapeutico. Invitiamo nell'occasione anche gli esterni, quindi i genitori, gli amici o i parenti dei nostri allievi, e li invitiamo a questa seduta molto interessante. È una terapia che secondo me dovrebbero conoscere un po' tutti, perché è qualcosa che veramente aiuta a migliorare la salute e a migliorare lo stato fisico generale. Allora, grazie, e parlaci anche un attimo di che cosa si occupa la tua associazione e quali sono le finalità, quindi le arti marziali e tutto ciò che ovviamente ruota anche intorno alle arti marziali, come per esempio in questo caso lo shiatsu, no? È corretto? Certo, diciamo che nell'ambito delle arti marziali noi ci occupiamo della difesa personale, del jiu-jitsu, dell'aikijitsu, facciamo molte discipline legate, soprattutto giapponesi, legate a questo tipo di cultura. E nella cultura anche delle arti marziali fa parte anche la conoscenza dello shiatsu, la conoscenza del kwatsu, che sono le tecniche di rianimazione giapponese, cosa che oggi come oggi può capitare che un ragazzo in allenamento si sente male, non sa come intervenire, come fare per andare in soccorso. Quindi la conoscenza di queste discipline dà torno utilissime ai nostri allievi, perché devono essere gli allievi completi. Cioè, il nostro istruttore deve essere un istruttore altamente preparato, non può essere solamente preparato, non so, nell'addestramento o nell'allenamento degli allievi, ma deve essere a tutto tondo, diciamo, a 360 gradi la sua esperienza. Questo è lo scopo di queste riunioni che facciamo. Molto bene, allora questo è molto interessante, e tra poco inizierà questo seminario e siamo tutti curiosi, insomma, di apprendere questa tecnica. Grazie. Grazie. Grazie a te. Per spiegarvi che cos'è lo shiatsu, perché si chiama così, chi è il fondatore, pregi e difetti di questo massaggio terapeutico. Considerate che è un massaggio terapeutico, si usano dei punti di pressione specifici, molto particolari, che vanno a incidere, vanno a influenzare i nostri organi. Adesso vi farò vedere come funziona. Intanto andiamo avanti. Se fatto anche passivo, mirando sulle spalle, lasciate qui, faccio di passivo. Eh? Vedete? Vedete le vibrazioni che sente sulla schiena? Respiri, lasci cadere. Respira, lasci cadere. Bravo. Respira, lascia cadere. Respira, lascia cadere. Potete farlo con gli occhi chiusi, si respira col naso e si butta fuori con la bocca. Respiro, giù. Respiro, giù. Respiro. Bene, perfetto. Adesso il primo massaggio che facciamo è alla nuca. Quindi vediamo già come si tratta dolori alla cervicale. Dovete sapere che i problemi alla cervicale nascono essenzialmente per le tensioni nervose, tensioni di varia natura, che portano a un irrigidimento dei muscoli del collo e un avvicinamento delle vertebre cervicali. Queste, quando si avvicinano molto, vanno quasi a contatto, fanno male.
nei film, quando faceva questo movimento, la testa avanti, altro ottimo movimento è l'orecchio sulla spalla, la testa avanti e poi la rotazione a sinistra e a destra. Sono ad esempio sconsigliati i movimenti di circonvoluzione, perché quando andate a fare questo movimento con le vertebre c'è il rischio di andare a infiammare la cervicale. Gli esercizi giusti corretti sono orecchio sulla spalla e totò, avanti e via. E il massaggio qui aiuta a sciogliere le tensioni. Questo facendolo di frequente, problemi da cervicale scompaiono. Non so se avete sentito del problema del giorno di oggi, che usano molto spesso il cellulare e lo usano in questo modo. E porta questa parte a non avere più la curvatura naturale e quindi questo appiattimento complica ancora di più la vita, l'esistenza della cervicale. Il fatto di vedere il telefono si dovrebbe vedere in questa posizione, in modo che qui la curvatura è più naturale e la testa si trova in asse. Non sto in questa posizione così tutto il tempo. Questi sono problemi alla cervicale. Adesso passiamo a un esercizio che si fa in coppia e lo faccio con Francesco. Vi mettete dietro di lui, appoggiate le mani qua sulle spalle, i pollici e premete giù in direzione dell'ombelico, questa direzione qua. Tenete premuto 10 secondi e poi lasciate. Questo dovete farlo in coppia. Provate. Prima non ti trovavo, pensavo dove stavi. Allora, metti da questa parte, la testa di là, faccio sotto. Ok, qui c'era il fatto del ciuramanetto, ma soltanto sono pulita. Quindi la testa si mette da un lato, così va benissimo. Poi vi dovete mettere sul fianco rispetto a lei, per esempio. Devo mettere il ginocchio qui all'interno e l'altro piede così. Se vedete lì, si parte praticamente all'altezza delle scapole, la parte superiore delle scapole, e si mettono i pollici in questo modo, così. La pressione non è fatta così, ma è costante, premo, lei svuota l'aria, io respiro con lei, lascio. Mi sposto senza lasciarla, continua a sentire il mio contatto. Ripremo di nuovo e lascio e mi risposta. Come faccio a capire la distanza fra un punto e un altro? Si vede con una distanza che si chiama Kun e sarebbe, faccio vedere il pollice, se io piego il pollice, questa distanza della falange corrisponde alla distanza da tenere conto sulla spina dorsale. Quindi in pratica lo spostamento è legato all'altezza della persona. Più alta la persona, più ha la falange del pollice lunga, più è bassa la persona e più è corta. Vuol dire che se io la prima pressione la faccio qua, la successiva non la faccio qua giù, perché non è la distanza giusta. Devo tenere conto della falange del pollice. Quindi io inizio a premere qui e poi mi sposto. Se vedete quella mappa, vedete i punti sono due e si spostano proprio di questa distanza della falange del pollice. E si arriva fino qui, dove c'è praticamente la cinta del pantalone. Si arriva fino qua. Adesso iniziamo con questo. Altra cosa importante, la pressione non è fatta con le mani, ma è fatta con le spalle. Come quando si fa la rianimazione, no? Il massaggio cardiaco. Non si fa facendo con le mani così, ma si appoggiano le mani e si spinge con le spalle. Quindi anch'io qua, quando mi appoggio, non faccio con le mani così, ma mi appoggio come mi si appoggia con le spalle. Per esempio un bravo terapista dovrebbe anche allenarle le mani. Ci sono degli esercizi quali incrocio e spingo con i pollici, quindi mi serve a rinforzare le dita.
sono i piegamenti che si fanno sulle dita. Ci sono molti esercizi che servono a potenziare i nostri strumenti. Alla fine sono i nostri strumenti per il massaggio, no? Per il massaggio terapeutico dello shiatsu. Non si fa con le unghie così, ma si usano i polpastrelli. Quindi io mi appoggio così, le mani aperte così, e inizio a premere. Mentre mi sposto però, non devo rimanere fermo, perché mi troverò qui con un asse diverso. Quindi io, mentre mi sto premendo, mi devo anche spostare in modo da garantire la perpendicolarità della pressione. Va bene? È sbagliato anche se ho sostituito così e faccio questo. Questo non va bene. Lo vedete da soli che io non ho... Poi la pressione deve essere graduale e il paziente deve svuotare l'aria in modo da assorbire la pressione. Poi la profondità dovete regolarvi voi in base alla rigidità. Più è rigido il paziente, più si cerca di allentare le tensioni affondando. Ovvio che non dovete fargli male. Ripeto, il massaggio è un massaggio terapeutico, ma non deve far male. Va bene? Proviamo a provare. Tagli la mano su, quasi rigida. Com'è? Dai, 10 volte. Se vi ricordate, avevamo parlato anche degli esercizi del Doin. Ricordate, abbiamo detto che ci sta uno shiatsu che viene chiamato Doin, sono 32 esercizi. Uno di questi 32 esercizi è questo, il dondolare sulla schiena. Anche qui va fatto con il tappeto adeguato. Non potete farlo sul pavimento perché urtano le vertebre, i pregressi spinosi urtano a terra e vi fate male. E non va fatto sul materasso troppo morbido perché non vi fa il massaggio. Devono essere dei tappeti duri ma allo stesso tempo confortevoli, va bene? Abbiamo visto come si fa l'autosciazzo sulla schiena, adesso passiamo alle gambe. Ciao, come se fosse un limone, immaginate di strizzare un limone, lo prendete e lo strizzate forte forte forte. Adesso lui sente una leggerezza su questa gamba rispetto all'altra, proprio perché gli ho fatto un massaggio, gli ho fatto scaricare tutte le tensioni. Dovete pensare che tutto il giorno stiamo in piedi e il peso grava al 50% sul tallone e l'altro 25% su due metatarsi del piede anteriore. Quindi sul tallone ci sta la maggior parte del nostro peso. Quindi tutto il giorno è completamente costipato, schiacciato. Il fatto è che io lo vado a strizzare, vado ad allentare tutte queste tensioni e si scarica. Massimo, quanto va tenuto? Ma qualche secondo, tanto anche se massaggiate forte, anche se stringete forte, non gli arrega danno, non gli fa male, perché l'angolo del tallone è molto forte. Tra l'altro non ha nemmeno problemi per quanto riguarda le spine calcaniali, perché in genere stanno sotto, e il fatto di premere lateralmente non vado a inficiare cose di questo genere, però gli aiuto a scaricare tutte le tensioni. Quindi partiamo da sotto il gluteo, arriviamo qui. Qui massaggiamo dietro il ginocchio, c'è cioè una parte molle, si massaggia semplicemente e poi proseguiamo facendo questo impasto, no? Chiudendo così. Vi ricordate quello che abbiamo fatto sulla spalla? Questo è lo stesso ma fatto qui, senza bisogno di premere sulla linea, molto più efficace.
Allora, stiamo facendo il massaggio del polso. Tra l'altro può capitare che il polso si fa male. Possono essere problemi di tendini, possono essere problemi che uno ha impattato, può essere l'uso del mouse che alle volte porta problemi di questa natura. Ci sono quattro punti qui, 1, 2, 3, 4, e tre punti qua, 1, 2 e 3. Questi sono i punti. Uno si massaggia da solo, oppure si può fare mettendo la mano così, ben appoggiata, appoggi la mano e appoggi il ginocchio, appoggialo solo su, com'è? Puoi sentire una pressione tipo così. Ah, ok. Lascia appoggiare. Senti che effetto fa? È come se stai facendo tutti questi. Fatto sia sul tappeto, ma può essere fatto anche col paziente seduto. La cosa importante per il massaggio alla testa è che il vostro paziente deve essere più basso di voi. Se io mi trovo più basso dell'altro, non riesco a premere in modo corretto. Vedete come sto in posizione scomoda. Se invece io mi trovo in maniera più alta rispetto al paziente, riesco a imprimere meglio forza sulla testa. I punti quali sono? Si parte da qui, da metà degli occhi, e si sale fino all'apice della testa. La distanza è sempre quella che vi ho detto, il CUN, quindi la distanza del pollice. Quindi io devo vedere lei che distanza è questa, e io da qua mi devo muovere su questo punto qua. Sono circa 4 punti, 5 al massimo, che si fanno sulla testa. Per il massaggio alla testa dovete sovrapporre le dita, perché dovete imprimere una grande forza. La scatola cranica, soprattutto questa parte e questa parte, sono molto dure. Il fatto di premere con molta forza serve proprio a poter imprimere la forza necessaria per il massaggio alla testa. Adesso vi faccio vedere come lo applico io, però non premo forte perché potrei provocargli invece mal di testa. E quindi, stando di fronte a lei, sovrappongo le dita in questo modo e inizio a premere. Considerate che vado a premere 3, 4, 5 secondi al massimo, li posso contare, poi mi sposto di questa distanza, vi ricordate? Premo di nuovo, poi mi sposto, premo di nuovo, poi mi sposto, premo di nuovo e poi premo sull'apice della testa. I punti, se andiamo a vedere, sono questi. Come vedete, questa volta stiamo salendo, non stiamo scendendo. Se dovessi massaggiargli il volto, io partirei da qui e inizierei ad andare verso il basso, perché il punto di partenza è qua, in mezzo agli occhi. Da qui si sale.